In questo momento i tifosi della Juventus si stanno chiedendo: ma perché Allegri è ancora l'allenatore della Juventus? Ma perché la dirigenza juventina non ha ancora sollevato dall'incarico Max Allegri? Il motivo è prettamente economico, ma quella che è l'ideologia, il tipo di calcio e le lacune di Max Allegri sono note già da tempo, non soltanto agli addetti ai lavori, ma a chiunque. C'è però uno dei maggiori narratori del mondo del calcio, che è Federico Buffa, che spiega perfettamente il perché Max Allegri non è adatto ad allenare una grande squadra. E sono parole, attenzione, questo vi stupirà, non super recenti. Andiamo con calma a parlare di questa situazione, andiamo a analizzare le parole di Federico Buffa, perché come sapete a noi di FCM Sport piace analizzare, approfondire, non stare sulle tematiche basiche, sul 3-5-2, sul 4-3 e basta, sulla formazione o solo sulle pagelle. Ci piace analizzare, ci piace scoprire, ci piace andare nel dettaglio, come fa per esempio Federico Buffa, ripeto, uno dei maggiori esponenti, uno delle voci più importanti del giornalismo italiano, soprattutto in ambito calcistico, ma anche in generale sportivo, perché io lo reputo uno dei migliori giornalisti italiani in assoluto, ma di sempre proprio. Un narratore come pochi, fondamentalmente. Forse nessuno, oserei dire. Andiamo un po' indietro. Intanto vi ricordo, supportateci, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Queste sono parole non dell'Allegri Juve. Perché Federico Buffa, che ripeto, qui sotto ditemi la vostra, anche se non vi dico neanche se lo conoscete, perché non potete non conoscerlo, ma soprattutto se vi affascina. A me personalmente affascina tantissimo, è uno di quelli che basta sentirlo parlare, io sto lì fermo ad ascolto, in religioso silenzio. È uno di quelli che studia il calcio, non lo guarda, lo studia, lo analizza, lo approfondisce e quando poi te ne parla rimane incantato. E lui però non ha mai nascosto la sua fede, milanista, lui è milanista. Max Allegri è l'ex allenatore del Milan. Vi voglio leggere delle parole dette da Buffa quando allenava il Milan, per farvi capire come già fin dall'inizio bastava analizzare bene la situazione per capire cosa vuol dire essere allenati a Max Allegri. Buffa dice, quando ancora il Milan vinceva con Allegri, non quando era a perdere col Monza: io sono stufo di sentire la frase "non abbiamo rischiato nulla". Questo lo dice Buffa in riferimento ad Allegri come allenatore del Milan. Lui dice: il Milan rischia pochissimo, ma con questa mentalità abbiamo demineralizzato la nostra fase offensiva. Contestualizziamolo questo nell'ambito Milan, prendiamolo e spostiamolo nell'ambito Juve di questo momento. La Juventus in questo momento rischia tantissimo, ma quando la Juventus non vinceva, era una squadra solida con i Khedira, Matuidi e compagnia cantante, queste erano le frasi di Allegri: non abbiamo rischiato nulla, non abbiamo rischiato nulla, abbiamo difeso bene e poi il campione la risolve. Ai tempi c'erano Higuain, c'erano Dybala, c'erano questi giocatori che te la risolvevano. A centrocampo c'era gente di grande esperienza come Khedira, come Pjanic, prima ancora non ne parliamo neanche, quando c'era il grande centrocampo dei Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio, non ne parliamo neanche. C'era gente tra l'altro negli spogliatoi di valore come Buffon, come Barzagli e quant'altro. Andiamo avanti perché questa analisi è meraviglia. Perché ci siamo affidati ad un calcio che... ci siamo affidati a un calcio scheletrico offensivamente. Scheletrico. Abbiamo meno giochi offensivi di tutti. Stiamo parlando del Milan che 10 anni fa metteva in avanti gente come Cassano, Robinho, Ibrahimovic, che per quei tempi, 10 anni fa, era il miglior attacco che c'è in circolazione in Italia. Ma senza ombra di dubbio, non è che potevi dire, vabbè, Lukaku, Lautaro, piuttosto che Giroud, Leao, piuttosto che Vlahovic, Di Maria, e te la giocavi, piuttosto che Dybala, Abraham. C'era un po', c'è un po' di equilibrio, cioè come vedete sono varie squadre che hanno varie potenze offensive. C'è chi può dire A, c'è chi può dire B, c'è chi può dire C, c'è chi può dire Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, c'è
in Serie A oggi offensivamente c'è più omogeneità. A quei tempi, 10 anni fa, il Milan era 10 spanne sopra tutti, offensivamente parlando, neanche ne parliamo. Buffa dice, è una squadra che ha meno creatività offensiva del nostro campionato. E ripeto, era nettamente la squadra più forte offensivamente sulla carta, a livello di uomini, ma ha meno creatività offensiva del nostro campionato. Buffa dice, io queste cose le faccio per lavoro, studio tutte quelle che sono le azioni, passo dopo passo, passaggio per passaggio, le vado studiando, so le squadre come si passano il pallone, come si muovono, i movimenti precisi. Dice, lo faccio per lavoro e quindi so per certo che il Milan è la squadra che ha meno creatività offensiva del nostro campionato. E poi un'altra frase che anche qui la prendiamo e la riportiamo nel contesto Juve. Con tutto il rispetto per Max Allegri, ma che mi interessa, che ci interessa di avere la squadra che rischia meno? Che ci interessa? Tanto quando poi prendi il golletto, sono sempre parole di Federico Buffa, che però riportate ai tempi del Milan, ma che si applicano benissimo al nuovo Allegri Juventino, sia il primo che il secondo, Tanto quando prendi il gol non sai neanche ribaltare la partita. Perché? Perché lì davanti sei sterile, perché hai la squadra che ha meno creatività offensiva del nostro campionato. E infatti la Juventus quando prende gol oggi non ha la capacità di ribaltarlo. Semplice. Questa squadra, dice Buffa, riferendosi, ripeto, al Milan di Allegri, non alla Juventus di Allegri, ma, ripeto, cambia poco. Questa squadra, che è due volte superiore rispetto alla media delle altre squadre in Serie A, continua a fare una fase offensiva inesistente. È tutto difesa, è tutto giocata lì davanti. Ora, ditemi voi se queste parole di Federico Buffa, e non stiamo là sempre a fare discorsi giochisti, non giochisti, perché abbiamo capito che è un discorso che vale zero. Ditemi se una persona come Buffa, una persona, vi abbiamo riportato anche quelle che sono le parole di ieri, molto più attuali rispetto a quelle di Buffa, ma che si applicano perfettamente, perché a distanza di 10 anni non è cambiato nulla nell'idea di gioco di Max Allegri. Nulla. L'idea di Allegri era quella 10 anni fa, il calcio si è evoluto, è cambiato, abbiamo visto cambiamenti clamorosi dal tipo di gioco, all'intensità, alla velocità, alla pandemia, ai cambi, è cambiato tutto nel calcio in 10 anni. Lui è identico, è rimasto quello che ascolta le parole di Galeone, è rimasto quello che 10 anni dopo ha lo stesso tipo identico di gioco di calcio. Non è cambiato in niente. E Buffa parla di Allegri 10 anni fa, queste frasi, se cambi la squadra in questione, metti Juventus al posto di Milan, non cambia niente. È un discorso che fila liscio perfettamente. E come vi dicevo, le parole di Bucciantini di qualche giorno fa, di 2 giorni fa, a Sky Calcio Club, sono riferite alla Juventus, sono molto simili. Con la differenza però che anni fa Allegri aveva un Milan strepitoso, perché aveva un Milan di una qualità immensa, e appena hanno cominciato a levare qualche piccolo ingranaggio è crollato il Milan. Perché quando gli ha levato qualche campione il Milan è crollato e Allegri è andato via. Così come quando la Juventus, quando ha cominciato a perdere qualche pezzo pregiato, è crollato. E Allegri in questo momento, che non ha più i fenomeni, non ha più Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala e compagnia cantante, ma altri giocatori forti comunque, perché no, non facciamo passare il messaggio che Juventus è scarsa come rosa. Juventus è forte, sarà Di Maria, a Vlaovic rientrerà Chiesa, a Paredes, Locatelli, giocatori di un certo livello, a Bremer, a Szczęsny. Cioè, Pioli ha vinto un campionato con Brahim Diaz, con Messias che veniva dal Crotone, con Salemakers che era un perfetto sconosciuto, con Tonali che veniva dal Brescia, con Krunic, con Kessié che veniva dall'Atalanta, con Kjaer che era uno scarto dell'Atalanta, con Tomori che era uno scarto del Chelsea, con Teo Hernandez che era uno scarto del Real Madrid, e con Calabria che era considerato un giocatore mediocre, e con Magnan che era preso da Lille quando avevi perso il miglior portiere d'Italia, e ti ha vinto lo scudetto con Giroud che era uno scarto del Chelsea, ma ti ha vinto lo scudetto. E Juventus con tutti questi gran giocatori perde col Monza. E allora ditemi voi se queste parole di Federico Buffa, che ripeto io vedo come una sorta di leggenda nel mondo giornalistico italiano, ditemi cosa ne pensate, perché sono veramente curioso di sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti.